Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi, SnowRunner. Già, continuiamo la nostra saga con SnowRunner. Al motore ce l'abbiamo il cambio. Avevamo preso questo qua, che è un cambio personale per offrire migliori prestazioni fuori strada. Sacrifica meno di marce, velocità massima di efficienza di consumo, ma offre livelli di marce ridotte. Proviamolo. L'abbiamo sbloccato. E quindi qui non abbiamo migliorie, purtroppo. Certo, sarebbe meglio prendere queste, ma ahimè, si sbloccano con sospensioni. Quindi vuole queste. Esplora Michigan USA per trovare questo oggetto. Kit di sospensioni rialzate è ottimo per appoggiarsi su vecchie strade. Ecco, ci servirebbe questo. Già. E niente, grado 15, ok. Va bene. Facciamo passare la notte e a questo punto direi, appunto, proprio dato che ci diceva di sbloccare qualcosa, andiamo a sbloccare questo. Per prima cosa andiamo a sbloccare un po' di robe. Togliamo il nostro freno a mano e partiamo per sbloccare le mappe. Piano piano, c'è nebbia stamattina, eh. Accendiamo un po' i fari, va. Ci abbiamo i fari fendinebbia, scivoliamo un po' di drifting. Benissimo, piano piano. Si scivola un pochettino. Ah, ecco, infatti abbiamo un nuovo cambio. Abbiamo le marce ridotte, abbiamo il più e meno. Lo possiamo vedere, questo ve lo faccio vedere. 1 e 2. Ci manca solamente il blocco differenziale, che mi sa che in questa macchina non c'è. Non lo so se si potrà avere oppure no. Sembrerebbe proprio di no. Ma abbiamo le ridotte, che non è male. E infatti abbiamo una potenza mostruosa, perché vedo che la macchina tira dietro. Forse conviene camminare con due ruote motrici, perché vedo che proprio spinge dietro. Ok, ci abbiamo 270 metri per arrivare, ma vediamo che onestamente se la sta cavando benissimo. Io vorrei vedere un attimino che cos'era questo. Ma è scomparso il carrello lì? Oh, ho sbagliato io. In montagna c'è un posto non lontano che offre panorami mozzafiato. Mi piace rilassare di là in tanto, perché non dai un'occhiata? Basta che non distruggi tutto durante la salita. Quel posto tra gli alberi, che praticamente non si sa dov'è. Vabbè, l'abbiamo accettata. La faremo strada facendo. Comunque lì c'era un carrello che è scomparso. È andata così. Partiamo. E poi faremo... Ah, la cosa sugli alberi mi sa che è dall'altra parte. Perfetto, andiamo di qua. Ci siamo quasi. Vi ricordo sempre che potete supportare questo canale iscrivendovi, lasciando un like, commentate e fatemi sapere se vi piace, non vi piace, se avete un giochino bellino da consigliarmi. Perché no? Sono sempre a ricerca di nuovi giochi, perché io adoro i videogiochi sin da quando ero piccino. Ora qui è un po' un dilemma. Direi di camminare piano piano, però con questi pneumatici ce la facciamo, eh. Se avessimo avuto gli altri non ce l'avremmo mai fatta. Questi invece sì. E andiamo a sbloccare in questo pantano quest'altra vista. Questo ci sblocca la parte della mappa e ci dice cosa c'è intorno.
c'è un autocarro affondato e è un altro camion scout. Quindi a questo punto, dato che siamo qua, noi potremmo andare di qui, poi qua, proseguire di qui, tragittone, tragitto, e qua. Non so se ce la facciamo. Già mi sento iper affondato. Ma perché siamo stati fermi e ci ha praticamente fatto affossare. Meno male che c'era un alberello lì. Ok, passiamo di qua, facciamo questa pazzia. Questa è una pazzia, signori. Ma ci proviamo. Vediamo se ce la facciamo. E qui c'è un pluripantano. Ma fortunatamente con gli alberelli, il vericello e i pneumatici passiamo tranquillamente. Ottimo. Abbiamo 4 marce, non più 5, quindi andiamo un po' più lenti, ma abbiamo delle ridotte che sono molto migliori di quelle di prima. Poi cosa abbiamo preso? Non ne ho la più pallida idea, ma dovremmo andare di qua, sì. Andiamo di qui, giriamo di qua. Occhio a non rimbaltarci. Siamo in un posto veramente brutto. Cioè, guardate qua come la macchina si infanga. Tutto ciò lo possiamo fare solo con i pneumatici nuovi che abbiamo acquistato nelle scorse puntate, perché sennò non riuscivamo mai e poi mai. Non saremmo mai riusciti a passare. Ok, siamo quasi alla strada normale. Fa una fatica bestia. Siamo arrivati. Yeah, strada normale. Sì, andiamo molto lenti, però... Di qua c'era... Il... No, la stazione di benzina è di là, quindi però... Benzina ce ne abbiamo abbastanza. Quindi non è un problema. Proseguiamo di qua. Questo bellissimo ponte che abbiamo riparato, che ci dà il permesso di passare con molta tranquillità. E adesso qui sulla destra ci dovrebbe essere una vietta. Ci fa salire, se non mi ricordo male. Anche senza 4x4 viaggiamo, che è una bellezza, eh? Esatto. Adesso di qua noi dobbiamo salire proprio qui sulla destra. Ma proprio qui. Ma noi camminiamo di qua perché di là non ci piace. Ho visto un po' pericoloso quel tratto lì, 4x4. Vediamo se riusciamo a salire, se ce la fa più che altro la macchina. Perché... Ah, ma la strada è lì. Piano. Andiamo ruote motrici e ridotte, un po' più velocine. Non ce la facciamo. Si sta mettendo a piovere come al solito. No, era giusto di là. Beh, diciamo che saliamo benissimo con il nuovo cambio, eh? Vediamo se riusciamo a mettere anche l'altro. Sì, siamo più veloci. Sempre dritto. Onestamente non so dove sto andando. Cioè, proprio siamo in mezzo alla natura, signori. Vai, vai. Andiamo piano qua, perché sennò ci impantaniamo tutto.
questo sicuramente. Spacchiamo qualcosa. Cambio normale e via. E un altro avamposto è stato sbloccato. Facciamo così perché sennò ci impastiamo. A questo punto possiamo scendere di qua, andare qui e prendere questo potenziamento, per poi andare nell'altro. Vai, ci siamo. Andiamo di retromarcia, saliamo con le ridotte. Perché piove, la strada è liscia e fangosa. Via. Sì, dai, ce la facciamo. Ricordiamoci di fare benzina, perché questa brutta abitudine di rimanere a piedi. E qua? Dobbiamo passare sulle rocce? Sulle pietre? Ah. Ok. In teoria su queste rocce qua non dovremmo avere problemi. Di qua si scende. Andiamo piano prima che ci spacchiamo completamente. Lui ci vuole far andare a di qua, giusto? No, sbagliato. E di qua. Per andare in quel potenziamento lì è di qua la strada. Come slitta dietro. Ok, piano piano. Non dovrebbe essere un problema. Piano qui perché ho visto un avvallamento. Spacchiamo il davanti, se no. E qui? Proprio off-road. Qui sarà un po' un dilemma. Difficile qua. Piano. No. Via indietro. Via, marcia indietro, bravo, così. Vai di lì, no, perché scivoli di là? Marcia indietro. Dai, sali sulla roccia, bravissimo, stai fermo così. Bravo, così, perfetto. Siamo quasi arrivati, 40 metri. Ce l'abbiamo quasi fatta. E in questi casi la visuale in prima, cioè dall'interno, chiamiamola in prima persona, deficita un po', che a volte non riesci a vedere bene. Quello che sta succedendo. Fortunatamente c'è la terza persona. Vai. Ci siamo quasi. Non mancavano 40 metri, 50 metri. 60, sempre 40. E si allontana questo posto. Non lo so. Poi abbiamo spaccato un po' il motore. Ce l'abbiamo fatta. Attenzione, le sospensioni. Quelle che cercavamo. Ma vieni! Ma del tipo che... Se abbiamo queste possiamo andare a sbloccare... Eh sì, se abbiamo queste possiamo andare a sbloccare subito, immediatamente. Che siamo dall'altra parte del mondo. Signori, questa volta faremo un recupero. Perché questo qui... Perché sennò perdiamo troppo tempo, ma con questo possiamo sbloccare... Esatto, queste. Sbloccando queste, che sono quelle rialzate, potremmo acquistare... tutte le ruote, quasi tutte, ovvero tutti i terreni, queste qua. Ancora per fuoristrada no, perché vuole il grado 4, ma possiamo andare a prendere queste da 38. Quindi avremo qualcosa di figo, finalmente, delle ruote che ci permettono di andare ovunque, in teoria. Ok, questo ancora... Ci vuole il grado 5. E poi come motori ci sarebbe questo bello.
Già, ci dà molta più potenza. Vabbè. Usciamo e andiamo a... Ah, ma c'è anche questa qua. Bene, dato che ce l'abbiamo qua vicino, cercando di capire qual è la strada migliore, potremmo subito farla, no? Salire di qua, andare di qua, questa è tutta la stradina, andare qui e poi arrivare qua per poi andare qua. Qua per poi andare qua. Andiamo a sbloccare quella. E poi, infatti siamo altissimi adesso, finalmente abbiamo un pick-up degno del nome pick-up. Una gran bella Jeep. Lo so, non è bello, accendiamo un po' le luci, fare il recupera, ma in questo caso ce lo meritavamo, dai, dai, sì. Diciamo che ce lo meritavamo. Allora, adesso che abbiamo queste ruote così, non dovremmo avere più problemi. Perché questi sono tutti i terreni, vedo che già slitta un bel po', e adesso le proveremo praticamente subito. Ma sì, guarda come passa. Già solo qua passa tranquillamente. Poi mettiamo il 4x4. Non dovremmo avere problemi. È un po' lenta come macchina, perché abbiamo il cambio, quello che ci fa andare un po' più lenti, però non abbiamo nessun problema. Come Jeep iniziale devo dire che va più che bene. Sì, toglieremo poi quelle lucine lì, l'ho già capito. Danno fastidio anche a me. Guardate qua. Ci vorrebbe quelli... Dovremmo riuscire a sbloccare quelle da fuoristrada. Allora sì. Però guardate come sale, guarda, guarda. Tranquillamente, non ha problemi di nulla. C'è proprio... Va liscia come l'olio, guarda. Ci possiamo anche tagliare qua, guarda. Guarda qua. Ma sì. Adesso abbiamo un mezzo per poterci divertire. Era ora. Va un po' lentina per quanto riguarda il cambio, però... Guarda qua. Con le sospensioni alte. Manca una cosa in questa macchina: il blocco differenziale. Quello sarebbe stato molto 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 apprezzato. Chissà che se sbloccando gli altri motori si ha. Magari ce l'abbiamo se sbloccchiamo altri motori. Non lo so, non ho la più pallida idea. So solo che questa pioggia è battente, la becchiamo sempre noi. E adesso noi da qui dobbiamo andare qua sopra. Dobbiamo andare a salire. Ok, andiamo un po' più veloci con le ruote. Giriamo di qua. Via. Sì. Cioè, dobbiamo passare là in mezzo? Madonna mia. Meno male che abbiamo il nuovo cambio, perché sennò qua secondo me non riuscivamo mai a passare. Era impossibile per noi passare. Nuovo cambio, nuove sospensioni, nuove ruote. Perché come vedo qua, diciamo che è molto ripido. E mi ricordo quando abbiamo sbloccato il polo nord, polo sud, quei posti, quegli avamposti, quei posti... Quei posti e quegli avamposti, bellissimo. Mi piace quei posti e quegli avamposti. Quelle montagne, siamo saliti su in cima ed era veramente difficile arrivarci. E la macchina faceva molta fatica. Fatichissima, si può dire fatichissima. Piano, piano. Piano, l'unico albero che c'era, giustamente l'ho preso io. Qua saliamo così. Dovremmo farcela. Ci aiutiamo con gli alberi. Fa veramente fatica.
Ma ci siamo arrivati, siamo qua. Sì, siamo qua. Abbiamo buttato anche un barbecue giù. Eh sì, signori, ce l'abbiamo fatta. C'era un barbecue, l'abbiamo distrutto. Vediamo il panorama. Se passiamo la notte... Beh, non è male, no? Direi proprio di sì. Quindi, volendo, adesso che siamo qui, l'unica cosa che ci manca è quei due lì. E direi di farli nella prossima puntata. Anche perché se no mi dilungo troppo e magari a voi non piace. E quindi, con questo bellissimo panorama, io vi dico... Ci vediamo alla prossima. Questo gameplay finisce qua. Grazie di essere stati qui con me. Spero che vi siate divertiti. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, supportate questo canale per se volete. Come sempre, se volete supportare questo canale, basta iscrivervi, lasciate un like. Sono ben apprezzati i commenti. Vengono letti tutti. E come sempre, siete amici. Alla prossima. Bye bye.